Complimenti perché oggi hai fatto la partita più bella della stagione, ma noi già in, dopo i primi dieci minuti in telecronaca abbiamo detto è tutta un'altra partita oggi per Dursi. Sei partito forte hai trovato il gol, pomeriggio perfetto per te. Sì sì sì, sono contento per il gol, ma sono più contento per la vittoria della squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo che ci dà autostima, però dobbiamo continuare anche il secondo e giocare come il primo. Eravamo sentiti prima di Natale nella nostra trasmissione, sì. avevi detto io nel girone di ritorno ho sempre fatto tanti gol, questo è il primo di una lunga serie. Sì, lo spero. Come il girone di ritorno ho sempre fatto tanti gol, sempre di Spero anche quest'anno va... va bene, ma sono... anche se non segno, spero... se vinciamo tutte le partite non vorrei segnare più. Basta Vabbè. che vinciamo. Il destro a giro di Dursi, raccontaci. Eh no, è eh, il, il, il mio tiro che mi viene più facilmente. ma Sono stato un po' sfortunato nel girone d'andata. L'anno scorso non ho fatti parecchi così. come Spero di continuare così. Anche se faccio qualche gol più bruttino, sarebbe anche meglio. Ti chiedo un'ultima cosa, prima di una domanda da studio: è stato anche molto bravo Rasi nell'occasione perché ti ha chiamato la palla, ha chiamato anche l'uomo e tu hai avuto più tempo per controllare e tirare. Sì, sì, non, non mi ricordo se era Rasi o Memu, però. Sì, mi ha portato l'uomo, e ho fatto la finta di dargliela e mi ha liberato per il tiro. Una domanda da studio e ci deve lasciare Dursi, Massimo. Fabio Ferraresi. No, beh, la domanda. I complimenti Ciao. per il gol di oggi, secondo me è un gol di, di, di pregevole fattura, un gol importante, di qualità. E secondo me tu hai nelle corde questo, questo tipo di giocate, nel giorno di andata è stato un po' sfortunato. E speriamo che come avete detto voi adesso... Nel giro di ritorno fai qualche gol in più perché i gol degli esterni sono importanti. Sì, sì, lo so, so ma sono, sono molto fiducioso anche per la squadra che abbiamo ingranato bene. Speriamo di continuare così e per arrivare all'obiettivo finale bisogna maturità e vittoria.